essenzialmente dello spettacolo ha bisogno di momenti così, ha bisogno di incontri, come già stato detto, ha bisogno di nutrirsi delle differenze, che in questo festival abbiamo rappresentato in maniera così grande. È un festival che vive di differenze. La differenza è molto positiva, abbiamo paura delle differenze. Veniamo in un tempo in cui abbiamo bisogno o di contrapporci oppure di placare le differenze. Le differenze ci portano all'incontro perché attivano quel processo in cui ogni soggetto si espone. E se guardo in sala vedo il pubblico che è venuto per conoscere delle differenze che in questo festival abbiamo rappresentato. Vedo le comunità, vedo le giurie ecumeniche, interreligiose, che sono una sinfonia di differenze. Se non ci fossero le differenze, le sinfonie non sarebbero possibili. Differenze che si sono raccontate, che si sono narrate affrontando i film, nel lavoro preparatorio. Vedo le differenze delle esperienze artistiche, vedo giornalisti, vedo registi, vedo attori, vedo critici. E, ecco, è un festival che vive di tutto questo. Fondazione Entra dello Spettacolo vuole portare questo esperimento che continua da 25 anni, che ha assunto nella storia forme anche nuove, forme sempre adeguate ai tempi, e vuole portare in giro sui territori. La nostra missione non è stare solamente là dove c'è il cinema, dove c'è la solidità del cinema, ma stare in giro anche per l'Italia, perché siamo Chiesa, vogliamo essere Chiesa. Un'edizione che forse mai come quest'anno ha vissuto uno sguardo molto aperto, tante cinematografie mondiali sono state ospitate nel nostro festival, molte anteprime anche mondiali e molti artisti, molti registi che sono venuti da diverse parti del mondo qui a Roma per questa edizione del festival. Quindi grazie a tutti voi, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, grazie alla squadra di Fondazione Entra dello Spettacolo, grazie al tavolo ecumenico interreligioso, alle giurie che tanto hanno lavorato e a voi che con fedeltà siete venuti a tutti gli appuntamenti. L'appuntamento è per la 26ª edizione che comincerà tra pochi giorni. E tra pochi giorni convocheremo il tavolo ecumenico interreligioso per cominciare a lavorare insieme. Grazie e auguri ai vincitori.